Buonasera a tutti, dalla redazione di Traders Magazine Italia, vi parla Maurizio Monti. Sono le 18 e un minuto del 18 settembre 2017. Ho una legittima ragione in più oggi per essere particolarmente orgoglioso di essere l'editore di Traders. Traders viene seguita da un pubblico che suscita veramente un grande entusiasmo. Sto vedendo molti partecipanti che si stanno collegando al nostro webinar. Ho ben ragione di essere orgoglioso, dicevo oggi, dicevo poco fa, perché nella giornata di oggi andiamo a presentare due grandi professionisti della finanza italiana. Sono fondatori di uno studio di grande prestigio, sito in Torino, i soci fondatori. Sto parlando di Roberto Dolza e Gianluigi Cesano, già ospiti in altri nostri eventi, in altre nostre manifestazioni, e uno studio che ha nella sua massima attenzione una grande capacità di analisi dei fenomeni di mercato. Oggi ci racconteranno appunto un'analisi spassionata, assolutamente indipendente di quello che avviene sui mercati a livello mondiale, perché il loro centro studi si occupa dei mercati un pochettino di tutto il mondo, con l'introduzione di Roberto Dolza, che seguiremo con molta attenzione per capire quali sono le strategie che lo studio adotta nei confronti dei clienti per la miglior protezione del loro patrimonio e per cercare di parlare di quella che oggi sembra una parolaccia, che sono i rendimenti, visto che nell'epoca dei tassi a zero ci hanno dissuaso che si possano avere dei rendimenti accettabili e costanti. Dopo l'introduzione di Roberto Dolza, come dicevo prima, sentiremo Gianluigi Cesano in una disamina dei mercati di tutto il mondo e soprattutto nella espressione di quella che è l'opinione dello studio su quello che saranno le grandi tendenze dei mercati del mondo. Vedo collegati già i nostri due esperti, Gianluigi Cesano e Roberto Dolza. Cederei loro immediatamente la parola per non sottrarre ulteriore tempo alla parte operativa del webinar, a cui il nostro pubblico è sicuramente maggiormente interessato. Pregherei, se siete collegati, di rispondere alla domanda che trovate sul vostro video. Perfetto, già visualizziamo il vostro desktop e do quindi la parola a Roberto Dolza, dello studio Dolza e Cesano, per la presentazione dello studio e la presentazione delle strategie di consulenza finanziaria, vedo realmente indipendente. E questo mi fa molto piacere perché è evidente l'assoluta simmetria rispetto alle nostre testate, a Traders Magazine, come a Investors Magazine, perché ci vantiamo di essere realmente indipendenti. A te, Roberto, credo che tu sia collegato. Prego. Sì, allora buonasera a tutti innanzitutto e non per formalismo un grosso grazie agli amici di Traders Magazine che ci ospitano in questa occasione. Io sono uno dei due fondatori dello studio, Dolza Cesano, mi occupo prevalentemente di OICR, quindi fondi, ETF, strumenti gestiti in generale, contratti assicurativi e via. Farò una breve presentazione abbastanza veloce e mi rendo disponibile ovviamente a qualunque tipo di necessità di chiarimento che si possa poi rendere manifestare diciamo nel corso di questo incontro. Come e perché nasce lo studio Dolza Cesano? Allora nasce sostanzialmente perché ci sono due professionisti che hanno maturato due tipi di esperienza completamente diverse. Il dottor Cesano, il mio collega, ha una grossa esperienza di analisi tecnica svolta con diversi tipi di strumenti. Io ho lavorato quasi sempre, come dicevo prima, con gli strumenti del mondo gestito, quindi prima come promotore finanziario per 14 anni e poi successivamente come libero professionista, quindi come consulente indipendente. Avevamo entrambi necessità
del mondo dell'altro, delle esperienze dell'altro, e quindi abbiamo deciso di lavorare, iniziare a lavorare e integrarci nelle nostre specifiche conoscenze, con l'obiettivo ovviamente di dare un servizio che fosse migliore per i nostri clienti. Che cosa facciamo? Allora, rapidamente, innanzitutto ci occupiamo di destrutturazione di portafogli, perché sovente capita di avere richieste su uno strumento o su un altro strumento, ma se non conosciamo quello che è il terreno su cui andare a costruire, ovviamente qualunque tipo di indicazione, consiglio fatta con l'assoluta professionalità rischia di avere delle basi che non siano sufficientemente solide. Lo facciamo essendo uno studio di consulenti finanziari, come ho scritto, realmente dipendenti, senza alcun vincolo di tipo commerciale, perché non dobbiamo vendere nessun tipo di strumento e di veicolo. Lavoriamo moltissimo sui rischi perché purtroppo è una cosa nota, in Italia la cultura finanziaria è abbastanza bassa mediamente dei risparmiatori. E soprattutto i risparmiatori, se uno chiede a un risparmiatore mi parli dei rischi, quando va bene parla di rischio emittente, rischio di default. In realtà ci sono tanti altri rischi che devono essere correttamente spiegati per poterli affrontare con la giusta serenità. Quindi questa è una cosa a cui noi teniamo tantissimo, sia nella fase iniziale di rapporto con un possibile nostro cliente, ma anche nel tempo. Quindi è un'attenzione costante e continua. Sicuramente ci preoccupiamo di mantenere un buon risultato, ma prima del risultato verrà sempre sicuramente il contenimento del rischio per quel cliente e per quello specifico profilo di rischio che egli ha. I costi sono un'altra parte su cui c'è da fare un lavoro pesantissimo, perché normalmente non siamo abituati. Perché siamo abituati al rapporto di fiducia assoluta e incondizionata con gli intermediari, noi siamo abituati ad andare a analizzare un pochino i costi. Invece questi penalizzano in modo pesantissimo. Io qua ho scritto pagare 100 per investire 96. È una realtà ancora abbastanza facile da riscontrare su molti strumenti di investimento. Quindi io credo di investire 100, ma in realtà sto investendo 96 netti perché ho dei costi pesanti. Quindi, prima comunque di arrivare a guadagnare, io devo recuperare da 96 a 100. Questo è un esempio molto realistico di quello che sono i costi. E si interviene su tutte le voci, quindi cominciando dal rapporto con la banca, con quello che pago per l'operatività, all'analisi degli strumenti e i costi di gestione. Il concetto non è pago poco o pago tanto. Il nostro cliente può pagare 2, 3, 5, ma l'importante è che ci sia coerenza tra ciò che paga e ciò che gli ritorna in termini qualitativi. Termini qualitativi che non sempre e non necessariamente sono delle performance. Quindi l'obiettivo è di analizzare in modo molto approfondito i costi che vengono pagati, illustrarli al cliente e spiegargli dove ci possono essere gli spazi di miglioramento. La pianificazione, allora, questo è un argomento in campo finanziario in Italia che è quasi fantascienza perché siamo abituati da sempre, nel DNA degli italiani, di fare degli interventi spot, compro quel fondo, vendo quello strumento, cambio quel titolo, ma mai mi è capitato, sinceramente mai, che arrivasse un cliente che mi dice voglio pianificare una serie di cose. Mentre invece la pianificazione è la chiave che dà il risultato migliore nel tempo. Ogni tanto mi capita di vedere delle belle torte, dei bei programmi futuristici, lei fra tot guadagnerà tot con questo portafoglio. Quella non è pianificazione, quella è la vendita di un prodotto. La pianificazione, come ho scritto, non è un blocco di granito che uno si mette in cortile, è qualcosa che va programmato all'inizio, analizzato a fondo e poi deve essere continuamente monitorato perché semplicemente la vita delle persone nel tempo cambia. E quindi nasceranno dei figli, ci sarà necessità di cambiare una casa. Deve essere di conseguenza estremamente flessibile e lo ripeto ancora una volta, sempre costantemente coerente al profilo di rischio delle persone.
che ovviamente nel tempo cambia e quindi si riduce. L'efficienza. Allora, efficienza commercialmente magari c'è una spinta molto forte. Guardi il nostro fondo che ha risultato che ha fatto, guardi la nostra gestione che ha risultato che ha fatto. Questo è un aspetto abbastanza relativo, è sicuramente quello più apparente, quello che fa più marketing, ma in realtà bisogna andare a vedere e analizzare in modo razionale e soprattutto libero da qualunque tipo di vincolo commerciale ciò che è veramente efficiente. Quindi se io posso avere banalmente il miglior fondo azionario Giappone, ma a una persona di 80 anni non posso vendere quel tipo di fondo. Invece si è capitato proprio recentemente un caso del genere, quindi quella non è efficienza, o meglio è efficienza assoluta ma non efficienza relativa a quel tipo di cliente. Quindi la persistenza di risultati è un altro parametro importante. Uno strumento efficiente, soprattutto parlando di strumenti di gestione attiva, quindi fondi comuni, deve essere uno strumento che mi dà costantemente un risultato migliore che uno strumento di gestione passivo, se no non è efficiente. Analisi titoli e polizze. Allora, questa è una delle cose che in modo più eclatante rende la differenza tra uno studio di consulenza veramente indipendente, perché se un cliente viene da noi e ci chiede un'analisi di portafoglio, noi produrremo un documento approfondito e dettagliato, quindi si fa un lavoro di pura consulenza su quella che è la situazione reale e gli si dice che cosa ha di valido portafoglio e che cosa non è valido. E non solo, gli si spiega cosa è valido e gli si dice se quello strumento è interessante, caro cliente, se lo tenga. Perché noi non siamo in condizioni di dover vendere degli strumenti per poter guadagnare. Noi, come qualunque libero professionista, emettiamo una parcella a prescindere da quello che il cliente ha portafoglio e quindi non abbiamo nessun conflitto di interesse. Quindi noi facciamo un documento dettagliato di analisi e il cliente paga una parcella per il documento dettagliato di analisi dove ogni punto viene sviscerato. Costi, rischio, opportunità, efficienza. Senza che poi ci sia nessun tipo di azione commerciale per vendere la mia gestione che è migliore, perché non è quello che facciamo. Rapporti con le banche, ultimo punto. Allora, qui c'è tantissimo da lavorare, perché nel 99% dei casi o i clienti non sono preparati o non hanno voglia o sono intimiditi dall'idea di andare a contrattare le condizioni con le banche. Questa è una cosa su cui c'è un lavoro pesantissimo da fare. Recentemente ci è capitato un caso di una cliente con una disponibilità sicuramente importante, a cui è stato fatto di tutto di più in termini di scorrettezza commerciale. Abbiamo affrontato, su mandato della cliente, la trattativa con la banca che aveva operato con un po' di allegra serenità e poca attenzione, e abbiamo ottenuto dei costi decisamente più bassi, direi anche fuori mercato, per un certo tempo. Quindi se la cliente fosse rimasta in quelle condizioni avrebbe pagato dei costi incredibili e inutili, con una buona trattativa ragionevole e di collaborazione tra l'altro con gli istituti dei clienti si possono ottenere dei risultati sicuramente interessanti che il cliente da solo non avrebbe mai potuto affrontare. Ecco, questo è molto 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 sinteticamente quella che è l'attività del nostro studio. Ci sarebbe a lungo da parlare, ma ovviamente siamo disponibili sia direttamente tramite il nostro sito e tramite la piattaforma per dare qualunque tipo di informazione o di chiarimento, anche ovviamente durante questo webinar. Vi ringrazio. Grazie a te Roberto, credo che sia già collegato Gianluigi che proseguirà con l'analisi di mercato. Sì, eccomi qua, buongiorno a tutti, anzi buonasera ormai a tutti visto l'orario. Allora, la seconda parte del webinar sarà una parte più tecnica.
Quello che succederà sarà, verrà effettuata un'analisi dei mercati, dei principali non solo, insomma, di tutto un insieme di mercati mondiali, basandosi sull'analisi integrata. Prima una breve introduzione per spiegare cos'è l'analisi integrata. L'analisi integrata è una metodologia che è nata ormai più di 15 anni fa, che si fonda sull'unione di diverse branche dell'analisi finanziaria. Quindi vi è un'analisi dei dati macroeconomici, un'analisi tecnica e un'analisi di alcuni dati, tra cui di mercato, chiamiamoli dati di mercato, tra cui volatilità, lo spread, l'inflazione e quant'altro. E l'unione ragionata di queste metodologie di analisi fornisce quello che è un quadro attuale dei mercati finanziari, in sostanza in maniera particolare, insomma, delle borse, e soprattutto quello che ci interessa, le prospettive. Perché utilizzare diverse metodologie porta dei vantaggi? Innanzitutto perché permette di capire qual è il contesto nel quale si va ad operare. Immagino tutti o molti sappiano, capire il contesto permette di capire dove stanno andando i mercati, soprattutto le prospettive di crescita e la crescita dell'economia vanno ad incidere in maniera più che diretta sull'andamento dei mercati finanziari. In sostanza, quando ci sono aspettative di crescita o quando c'è una crescita dell'economia, le borse salgono. Questo è sempre successo e succederà sempre. L'esclinante è quella. Quindi, unendo queste metodologie, è possibile ottenere scusate, dei segnali operativi che sono più chiari ed affidabili, e questo è, diciamo, anche garantito dal fatto che la metodologia è stata applicata con denaro reale negli ultimi 15 anni ed si è sempre dimostrata sostanzialmente molto stabile. Allora, il grosso lavoro che è stato fatto è stato quello chiaramente di selezionare innanzitutto i dati macro più affidabili all'interno di un campione che è estremamente vasto. In seguito è stata fatta una selezione dei più affidabili segnali tecnici, quindi alcuni indicatori, soprattutto dei pattern, delle figure di inversione, e un grosso lavoro è stato fatto sulle tendenze, quindi sull'analisi delle tendenze di mercato. Alcuni adesso oggi non abbiamo purtroppo tempo di approfondire questo discorso, ma sarebbe molto interessante analizzare alcuni titoli, tra cui possiamo citare anche qualcuno così al volo, Isagro, per esempio, sono dei titoli che stanno fornendo dei segnali tecnici fortissimi. Oggi Isagro ha fatto più 17% perché hanno delle configurazioni grafiche, si chiamano dei pattern di inversione. Oggi non parleremo di questo, però tanto per segnalare che, insomma, è stato fatto anche tutto uno studio di analisi su questi segnali tecnici, anche di inversione, sostanzialmente di inversione di tendenza. L'unione di queste metodologie, quindi abbiamo detto, riprendendo le slide iniziali, quindi l'unione di analisi macro, analisi tecnica e dati di mercato porta a una serie di segnali operativi by SL. Qua, tanto per fornire un esempio sul grosso lavoro che è stato fatto di selezione di dati macro, avete un calendario macro, molto onestamente preso un po' a caso, nel senso che mi interessava fare rilevare come due semplici giornate di contrattazione, per esempio martedì 12 settembre di quest'anno e mercoledì 13, hanno una mole elevatissima di dati macro. In realtà la maggior parte di questi dati macro serve a nulla. Perché? Perché i dati macro veramente attendibili sono stati selezionati nel corso degli anni e sono molto pochi. Quali sono questi dati macro che sono molto attendibili? Qua ne citiamo qualcuno, oltre a questi ce ne sono degli altri. Sono i PMI Market, ad esempio, e gli ISM USA. Quando si sente parlare, in questi giorni si è sentito tanto parlare per esempio, delle banche centrali, Draghi e quant'altro, che analizzano i dati, analizzano questi dati qua. Cioè i dati che le banche centrali utilizzano per prendere le proprie decisioni anche sui tassi, per capire che punto è la crescita e cosa sta succedendo, sono questi dati qua. Sono i dati più affidabili del mondo, sono di matrice anglosassone, i market sono inglesi, e gli SM chiaramente sono USA, ma sono, diciamo, un parente stretto dei dati di market, dei PMI.
dopo vedremo qualche esempio. Poi ci sono i dati, questi marchi sono i dati di ciclo, poi ci sono i dati di momentum che sono, possono essere classificati come dati di momentum, lo ZEV, IFO e Consumer Sentiment. Anche questi sono dati di matrice anglosassone e comunque nord-europea. Lo ZEV e l'IFO sono tedeschi. Il consumer sentiment, ci sono alcuni dati che sono elaborati dall'Unione Europea, altri che sono americani, quindi il Michigan e il Conference Board Consumer Sentiment. E i dati di mercato sono volatilità, rendimenti e quant'altro. Allora, dove si possono vedere i risultati di questa analisi? Abbiamo due posti dove vedere questi dati. Beh, innanzitutto il posto principale è il sito d'Ozza e Cesano. Qua c'è l'indirizzo, c'è una parte del menu che è dedicata esclusivamente al report di analisi integrata. All'interno cominceremo a pubblicare gli aggiornamenti questa settimana o partirò da questo o dalla prossima. Perché il sito parte nella giornata operativamente nella giornata di venerdì. Quindi dalla giornata di venerdì di questa settimana gli aggiornamenti saranno fatti in tempo reale. Lo storico si trova al link sempre all'interno del sito, vedete il secondo riquadro, news aggiornamenti. E diciamo lo storico verrà mantenuto sul vecchio sito G2C per ragioni pratiche, perché ci toccherebbe ricaricare tutti i report che ormai vengono fatti da tanti anni, ormai da, penso, ho anche perso il conto, sinceramente, penso 6-7 anni, bisognerebbe ricaricarli tutti, è un lavoro che non ha tanto senso fare, quindi abbiamo deciso di lasciarli dove si trovano al momento, quindi sul vecchio sito Studio G2C, ci sono già tanti iscritti che lo leggono, nel nostro database all'ultima rilevazione avevamo tipo 1200-1300 iscritti. Chiunque si voglia iscrivere può farlo adesso sul nuovo sito Dolce Cesano, può andarsi a vedere appunto, riceverà una newsletter quando ci sarà un aggiornamento. Per lo storico, appunto, come già detto, dovrà essere consultato, rimarrà sempre online, ma dovrà essere consultato sul sito www.g2c.it. Quindi Allora, come. Gianluca, scusami se lo sottolineo, ma è una cosa che ovviamente mi fa piacere di fare, la semplice iscrizione gratuita, se ho ben capito, al vostro sito comporta la possibilità di poter ricevere questo report gratuito, è così? Esatto, e così con segnali operativi in tempo reale, ripeto, senza nessun costo, segnali operativi sugli indici, un commento sui principali indici mondiali e in particolare segnali operativi su FTSE MIB, che ormai ha un track record consolidato. Adesso andremo a vedere alcuni esempi nel corso degli anni dove sono stati forniti segnali operativi. Perfetto, Questo è. non vediamo l'ora di vedere gli esempi. Allora. Quello che ci stai mostrando è già eccitante. Allora, questi sono stati i segnali che sono stati forniti durante la crisi del debito. Adesso io cerco di muovere il cursore così si riesce a vedere meglio. Allora, nella crisi del debito è stato effettuato, ripeto, tutti questi sono stati segnali forniti in tempo reale. Noi quando questo succedeva pubblicavamo il grafico, poi quindi c'è un continuum, c'è la storia di tutti i segnali lungo il grafico, perché questi sono rimasti storicamente. Faccio un esempio, quando è stato dato un long qua, in quest'area noi abbiamo detto cominciare a comprare e dopodiché il mercato ha avuto questo movimento. Qua è successo questo. Allora, prima della crisi greca abbiamo chiuso le posizioni esattamente in quest'area qua, quindi nell'aprile, adesso non mi ricordo bene, comunque nell'aprile questo siamo quasi nel 2010. Siamo stati fuori dal mercato in tutta quest'area, siamo rientrati qua e siamo poi riusciti esattamente in quest'area qua, evitandoci tutta questa gamba ribassista, in pratica. Noi, allora ero su GVC, abbiamo evitato tutta questa gamba ribassista, grazie ai segnali che abbiamo fornito allora in tempo, reale. Ripeto, tutto consultabile online, quindi basta semplicemente andare nel report del 2011 e vedere, rileggersi il report di allora e vedere quando è stato fornito questo segnale. Posso confermare, Gianluigi, che rimasi assolutamente sorpreso, no? Dalla puntualità, del
il segnale, perché se ti ricordi ne parlammo proprio di questo segnale che evitò ai vostri clienti, in definitiva, la parte peggiore della crisi del debito 2011, parliamoci chiaro. Esatto, sì, lì insomma il segnale è stato molto molto affidabile e non solo, ma ci ha permesso poi di rientrare qua long, di fare una cavalcatina in un'ottica diciamo di 2 o 3 mesi e poi di nuovo di riuscire qua e di riaprire le posizioni dove si vede questo long qua. Qua è il famoso faremo di tutto per salvare l'euro di Draghi, quindi in sostanza deve essere in questo momento qua nel quale Draghi ha detto faremo, noi non siamo entrati subito, abbiamo aspettato la rottura di un livello, poi qua abbiamo ricominciato ad accumulare posizioni. Quindi come si vede questi segnali qua sono stati molto affidabili. Andiamo a vedere gli ultimi anni, gli ultimi 2 anni. Qua abbiamo, prima c'è la guerra in Crimea in sostanza, qua abbiamo riaperto delle posizioni rialziste, abbiamo cavalcato tutto questo trend e qua abbiamo chiuso un buon 50-80% di posizioni. In tutta questa area qua abbiamo operato, tra virgolette purtroppo, però comunque sempre in maniera limitata. Ripeto, questi commenti noi li mettevamo in tempo reale quando facevamo le cose, quindi non sono stati messi a posteriori. E qua abbiamo chiuso tutte le posizioni prima quando c'è stata poi la Brexit, quindi siamo stati totalmente scarichi di azionario, evitandoci diciamo tutta questa sparata ribassista e quando andando semplicemente a fare un po' di operazioni market neutral, quindi long short. Abbiamo riaperto le posizioni quando? Nel novembre dell'altro anno, vedete qua. Abbiamo cominciato a riaccumulare posizioni qua e poi le abbiamo incrementate aspettando una rottura di alcuni livelli, comunque in prima in maniera molto prudente e dopo ci siamo esposti in maniera insomma, anche abbastanza sostanziosa e al momento vedete il FTSE MIB è incanalato molto bene in un trend rialzista che non sta fornendo nessun segnale di cedimento, anzi le prospettive come vedremo dopo, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi l'obiettivo del webinar quale sarà? Diciamo, questi 2 slide che vi ho fatto vedere sono semplicemente una testimonianza dei segnali che sono stati forniti dalla meteorologia negli anni passati. Quindi, insomma, ovviamente l'obiettivo non è quello di entrare al 100% sul mercato, sui minimi o quant'altro, però è quello di chiudere le posizioni quando cominciano ad esserci segnali di indebolimento e di riaprire le posizioni quando ci sono i primi segnali di ripresa del trend, perché l'obiettivo, come sempre in finanza, insomma, deve essere quello di cavalcare i trend. Quindi noi andremo ad analizzare alcuni dati macro e l'impostazione tecnica di molte economie mondiali e per capire il contesto attuale e delineare soprattutto quelle che sono le prospettive future. Questo è l'obiettivo del webinar. Quindi partiamo in sostanza, da questa slide qua, per quanto riguarda il mercato italiano e vedremo poi tutto un insieme di altri mercati a livello mondiale. Allora, qual è il contesto macro mondiale? Analizzeremo chiaramente in maniera molto veloce perché non c'è tempo, purtroppo il webinar è limitato, i dati da far vedere sarebbero stati molto di più, ma non c'è tempo di fare una disamina estremamente approfondita. Io mi sono limitato a mettere alcuni dati molto significativi, tra quelli citati in precedenza, che permettono comunque di capire cosa sta succedendo all'economia di queste macro aree, quindi di Europa, USA, Giappone, emergenti e poi vedremo anche di dati accorpati globali. Situazione dell'Europa. Positiva, detto con una parola sola. Questo che dato è? Questo è il PMI market dell'Europa, della manifattura. Come si legge questo dato? Questa è la linea del 50 che segnala neutralità. Quando il PMI market vale 50, l'economia ne cresce e ne decresce. Vuol dire che è una fase di stallo. Valori sopra il 50 indicano crescita, valori sotto il 50 indicano decrescita. Quindi, cosa si può vedere qua? Cosa ha fatto benissimo il PMI market? Ha fotografato in maniera perfetta la recessione double dip. Cosa vuol dire recessione double dip? Una doppia recessione che c'è stata in area euro. Quindi quella conseguente alla crisi finanziaria all'interno di questo cerchio rosso e quella relativa poi alla crisi del debito europeo in questo secondo cerchio. Cosa è successo da allora? Come vedete, molto lentamente, a fasi alterne, il PMI della manifattura è andato risalendo. Quindi qua siamo attualmente, quando si legge sui giornali, per una volta ci azzeccano, dicono
crescita molto forte, è vero, in questo momento in Europa c'è una crescita molto forte, non solo, ma che si sta fornendo dei segnali di rafforzarsi ulteriormente, non solo a livello europeo, ma a livello mondiale. Servizi, stesso discorso. Prima recessione nel 2006, nel 2009, in seguito alla crisi dei mutui subprime, USA, seconda recessione dei servizi, in seguito alla crisi del debito. Quindi vedete, recessione double dip. Esattamente come nel settore della manifattura appena visto. Da quel momento in poi, metà del 2013, il PMI dei servizi europei ha ripreso la strada di risalita, molto lenta e graduale, e adesso siamo su valori che sono decisamente elevati. Vedete, i dati indicano che c'è sostenuta maggiore di 50. Questo è un altro dato molto importante, l'IFO tedesco. Come si può vedere, l'IFO tedesco ha fotografato anche questo con un largo anticipo, molto bene, la crisi del 2009. Ripeto, io sto facendo vedere questi dati, non possiamo entrare nel dettaglio su come si fa a analizzare questi dati, come unirli con i PMI, perché sarebbe troppo complesso come discorso. Comunque, questo è per darvi delle indicazioni di massima, farvi capire come questi dati abbiano fotografato benissimo. E spesso anche anticipando, perché questi sono i dati anticipatori, la crisi del 2009. Qua toccato giusto nel marzo del 2009, in concomitanza con i minimi del mercato, un minimo, questo indicatore, poi vedete che è ripartito. Questo è un indicatore che è molto collegato alle aree del Nord Europa, quindi alla Germania. E adesso dove si trova questo indicatore? 115,9, quindi un valore massimo storico. Cioè, tenete conto che un valore massimo storico indica una crescita straordinariamente forte. E questo è qualcosa che sarebbe stato impensabile anche già solo in quest'area qua, proprio nel mezzo della crisi del debito, però è qualcosa che sta succedendo. Ripeto, anch'io nel corso del tempo mi sono dovuto ricredere, non avrei pensato che non ci sarebbe, comunque con molta difficoltà, è stata una ripresa a livello europeo, invece questo è qualcosa che sta succedendo e sta succedendo anche in maniera molto sostenuta. USA, quindi passiamo dall'Europa agli USA. Qua non c'è tanto storico, comunque è sufficiente far vedere come quest'area verde, qua c'è stato un indebolimento della crescita. Ripeto, come si legge questo indicatore? Qua c'è l'area 50, no? Questa base qua. Qua non si vedono valori negativi perché i valori negativi sono antecedenti al 2012, quindi si può notare come ci sia una crescita degli Stati Uniti che non è fortissima, non è forte come quella europea, però gli Stati Uniti continuano nella propria crescita e adesso le aspettative sono anche, grazie un po' all'indebolimento del dollaro, di una riaccelerazione dell'USA. Quindi questo è quello che ci stanno dicendo i dati in questo momento. Quindi, scusate, torno un attimo indietro, vedete la manifattura, quindi sta attraversando una fase di crescita moderata, ma comunque sta crescendo, quindi nessun problema al momento. Servizi, stesso discorso, con la differenza che i servizi crescono più velocemente. Questo perché è importante? Perché i servizi rappresentano il 70% dell'economia USA. I servizi insieme ai consumatori, quindi al dato che vi ho fatto vedere prima della fiducia dei consumatori, rappresentano l'asse portante dell'economia statunitense. Quando i servizi crescono così velocemente e quando il sentimento dei consumatori ha un'impostazione così positiva, allora l'economia cresce ad un buon passo. Quindi siamo al valore intorno a 56, cosa vuol dire? Vedete il circoletto verde. L'economia statunitense sta crescendo in maniera sostenuta. Anche qua, molto velocemente, consumer sentiment, vedete crollo nel 2009, qua anche visibile ad occhio nudo, insomma, una fase un po' di difficoltà qua, però siamo su valori che sono molto vicini a quelli del 2007. Quindi il consumatore USA ha una piena fiducia. Questo è un dato fondamentale in quanto indica che l'economia statunitense, tranne il consumatore, ha ancora benzina per poter andare avanti. Altra area analizzata tramite i PMI Market, il Giappone. Stesso discorso di prima, questa linea è la linea neutrale, quindi né crescita né decrescita, crisi del 2009, quindi vedete anche profondissima crisi del Giappone, poi fasi altalenanti, e il Giappone a partire dal 2013 ha cominciato con una
breve parentesi che questa ha cominciato a riprendere, a crescere. Ed è una delle aree, questa, che stranamente dopo anni e anni e anni di crisi sta funzionando da area portante di quello che è l'economia mondiale. Quindi fino a questo punto, ricapitolando molto velocemente, abbiamo visto tre aree: Europa molto positiva, crescita, America positiva e Giappone positiva. Passiamo oltre. Come stanno andando i mercati emergenti dopo aver visto che queste tre aree stanno crescendo di buon piglio? Gli emergenti, andiamo a vedere, stanno crescendo anch'essi. Questo è un esempio, non si possono affrontare tutti chiaramente, ma la Cina, vedete, anche questo, la grande recessione, quindi 2007 in realtà all'inizio, qui 2009 poi c'è stata la grossa parte, si è salvata per un po', diciamo, la Cina. Poi ripreso, un rimbalzo, una fase molto negativa, molto trainante qua, ma tendenzialmente negativa, qua si potrebbero mettere delle medie mobili per far capire, comunque già a occhio si può notare come i valori sotto il 50 in questo istogramma sono molti di più dei valori sopra, e vedete, sorpresa, ultimamente i valori superiori ai 50 sono molti di più di quelli sotto 50. Quindi possiamo dire che anche questo dato fotografato molto bene la ripresa recente del mercato cinese, che si è concretizzata, di fatto sta continuando. Servizi è andato meglio, i servizi hanno patito anche qua, non si vede il dato, comunque prima nel 2009 una recessione, però teniamo conto che a livello cinese i servizi pesano molto, pesano ancora poco, quindi è molto più importante che cresca l'industria, perché è una società, è un tipo di economia manifatturiero più che di servizi, a differenza delle economie occidentali come USA ed Europa. Comunque anche i servizi cinesi continuano a crescere. Quindi abbiamo visto queste quattro aree, ricapitolo brevemente così si può fare punto della situazione, tutte e quattro stanno crescendo a buon piglio. Cosa ci dice il dato aggregato globale? Ci dice esattamente la stessa cosa, vedete? Questo è un dato aggregato che viene elaborato dalla JP Morgan. Questo si chiama JP Morgan World Manufacturing PMI, quindi questo è un PMI manifatturiero aggregato che viene lavorato da JP Morgan in collaborazione con l'ISM, quindi questa istituzione americana, e con i PMI, come dicevo prima, inglesi. Cosa ci indica? Vedete qua la grossa recessione del 2009 con il recupero, qua una fase trainante, e qua, dopo questa fase di stanca, di nuovo una ripresa in gran carriera della crescita. Ripeto, questi sono i dati che analizzano i banchieri centrali, quindi sono dati non solo affidabili, ma affidabilissimi, sono i dati più affidabili al mondo, sono in tutto i dati macro che sono affidabili, si possono contare sulle punte delle dita di una mano, sono una decina di due mani, sono 10, 12 in tutto al massimo. E tendono a muoversi sincronicamente, cioè nel senso che tendono a muoversi all'unisono. Quando un dato macro di questi molto attendibili indica una cosa, gli altri mediamente indicano esattamente la stessa cosa. Ci troviamo sui livelli più elevati degli ultimi 7 anni. Quindi l'economia mondiale sta crescendo ai livelli più elevati degli ultimi 7 anni della crisi del debito. Non solo, ma ci sono segnali che arrivano da tutte le sottocomponenti di questi indicatori, che sono quelle dei nuovi ordini, che indicano che si sta creando benzina perché la crescita in un futuro possa ulteriormente accelerare. I nuovi ordini sono adesso, anche qua è molto, non ha tanto senso entrare in dettaglio, comunque stanno arrivando alle imprese mondiali tutta una serie di ordinativi che prima non c'erano, quindi il consumatore X, l'impresa X stanno cominciando ad ordinare nuovi beni a queste economie, alle imprese, quindi andando a gettare ulteriore benzina sul fuoco della ripresa. Quello di prima che abbiamo appena visto era l'industria, questi sono i servizi. Vedete anche qua una fase di stanca, quindi di calo in questo frangente tra il 2014 e il 2015. Questa è la recessione del 2009, e qua invece si sta di nuovo riassistendo da un po' di mesi, in realtà di più, dall'inizio del 2015 c'è una riaccelerazione di questi dati, vedete? Quindi anche questo è molto, molto importante.
Quindi manifatturiero mondiale che sta trainando la ripresa, ma servizi che si stanno comportando egualmente molto bene. Questo invece è un dato aggregato che unisce sia i servizi che la manifattura e siamo tornati sui livelli più elevati degli ultimi 7 anni, perlomeno molto vicini. Quindi anche questo sta a supportare il fatto che l'economia mondiale cresce ad un piglio molto decisamente buono, quindi sostenuto. Quindi, cosa possiamo dire in estrema sintesi? Abbiamo visto le varie aree mondiali, il contesto macro mondiale, che il contesto macro mondiale è ampiamente positivo. Io ho messo ampiamente per non scrivere molto, però avrei dovuto scrivere molto. Adesso abbiamo visto che l'analisi macro è il primo tassello dell'analisi integrata. Quindi andiamo ad analizzare il secondo tassello, il contesto tecnico. Io ho messo ho fatto qua una disamina di un insieme su una 15-16 mercati mondiali, inserendo anche alcuni mercati che non sono così conosciuti, per farvi capire comunque che tutte le aree mondiali non solo stanno crescendo e hanno fornito delle indicazioni tecniche molto importanti, ma che hanno rotto dei livelli che sono coerenti con una prosecuzione della crescita e anche con una futura riaccelerazione della crescita. Vedete, Eurostoxx 50, adesso molto velocemente, rotta rialzo, questa trend line ribassista, valida dal 2001. Qua c'è stato la rottura di questa trend line, il grafico è inserito in questo bellissimo canale rialzista, perfetto. C'è stato addirittura, ha già effettuato il pullback e adesso sta riprendendo la risalita. Quindi questo, leggendolo graficamente, vuol dire che la crisi del 2000 stiamo ritornando con un primo obiettivo ai massimi del 2007, dopodiché i massimi del 2000, quindi la bolla internet. Quindi questo grafico veramente comincia a fornire forti segnali di svolta. L'Olanda, idem. Gianluigi, posso interromperti un attimo perché a me c'è una domanda molto interessante. Ma l'ottimismo di cui hai parlato prima, no? Cioè lo scenario ampiamente positivo che tu hai definito, è già in qualche modo scontato dalle borse, nel senso che le borse hanno non solo l'hanno introitato, ma stanno anche anticipando l'ulteriore positività che stai illustrando. E quindi siamo in un rischio di fine ciclo oppure no? Qual è la No, no, non siamo in rischio di fine ciclo. Quello che sta succedendo è che alcune borse a livello di multipli sono ancora molto molto a buon prezzo. Se prendiamo il mercato europeo, hanno dei multipli attesi sul 2017 intorno alle 12 volte. Gli USA sono un po' più elevati, intorno alle 17-18 volte. Le altre aree mondiali, emergenze, anche queste sono intorno alle 12-13 volte. Quindi non sono assolutamente valutazioni elevate. Non solo, i dati macro, quando i dati macro crescono, l'economia cresce, quindi i mercati, diciamo, tendono un po' a, passatemi il termine, fregarsi di quelle che sono, come si dice, eventuali paure e timori. Perché? Perché se l'economia cresce, quello che può succedere, magari dopo avremo modo di vederlo molto velocemente, è quello di un aumento della volatilità, magari poi i mercati possono anche stornare, però se il motore dell'economia poi sotto è saldo, o scoppia veramente una guerra termonucleare, come diciamo, dal titolo del webinar, o qualcosa di molto serio, o se no l'inerzia prevale, perché se l'economia cresce le borse crescono. Questo è un qualcosa che è sempre successo, come ho ripetuto prima, e succederà sempre. Allora, vado avanti molto velocemente. Olanda, molto, anche qua, rotta questa trend ribassista con già il pullback. Vedete quante volte? Perfetto. Questo grafico è perfetto perché l'ha fatto tante volte questo pullback nel corso dei mesi. Questi sono grafici mensili e il trend rialzista ha ripreso. Primi obiettivi, quest'area qua, 5,50 e poi i massimi del 2007. DAX molto più avanti di tutti gli altri indici. Questi sono indici guida, quindi DAX addirittura ha già superato i massimi del 2000 e quelli del 2007 ed è inserito in questo bel canale rialzista. Siamo sui valori massimi assoluti. FTSE 100 lo stesso, tanto dopo la Brexit,
Il mercato inglese se n'è abbastanza, diciamo, infischiato di tutte le problematiche relative alla Brexit. Siamo sui massimi storici assoluti anche per i mercati inglesi, con l'importantissima rottura di questi valori assoluti, dei massimi del 2007 e del 2000, del 2000 e del 2007. Quindi l'Inghilterra già addirittura, se voi vedete, superato la crisi internet. Questi sono segnali fortissimi, cioè. Se uno guarda già solo questi grafici qua, le indicazioni che forniscono sono, io oserei dire, inquietanti, ma in senso positivo, perché molti grafici hanno già superato la bolla internet, cosa che si pensava non sarebbe mai successa. In realtà, a partire dall'Inghilterra, il DAX che sono, e il FTSE 100, che sono indici apripista, questi, quindi che precorrono i tempi, questo è già successo. Atene, chiaramente, borsa piccola, molto più difficoltosa, però sta cominciando a fornire anche questo dei segnali di svincolarsi dalla crisi del debito. Vedo una rottura del trend line che potrebbe essere significativa, dico bene? Esatto, questo va seguito, potrebbe essere significativo e potrebbe riportare, ovviamente qua ci andranno poi anni perché la situazione si riprenda, però. Però parlando Poi ci... della Grecia, insomma, ecco, di uno dei mercati più inguaiati del mondo, insomma, ecco. Esatto, è questo proprio il punto. Ok. Cina, stesso discorso, sta ripuntando i massimi del 2000 e del 2007, i primi target sono questi qua, quindi in area 5000, ha superato questi livelli, è da verificare comunque i target si spostano in area 5000 e poi sui massimi assoluti, quindi anche questo indice è messo discretamente bene. Qua andiamo su tutta una serie di borse emergenti, vedete, questi della crisi del 2007 se la sono già fumata senza averla nemmeno considerata, vedete, superata la crisi del 2008, superata la crisi insomma, europea, siamo sui massimi assoluti di sempre, questo di Indonesia, Giacarta. Mosca, una situazione intermedia, un fortissimo supporto in area 1000, dovesse allungare qua su questi livelli che sono in area 1000, 1200, 1300. Potrebbe riprendere, andare a puntare sui massimi di sempre del 2007. Scusate, devo andare un po' veloce perché purtroppo il tempo è un po' tiranno, quindi se vogliamo vedere tutto non vi posso dilungare più di tanto. Tranquillo, tranquillo. Tallinn, anche perché dopo insomma, ci sono le domande, quindi è giusto lasciare spazio anche a chi sta seguendo il webinar se si vogliono fare delle domande. Tallinn, una borsa piccola che però anche questa si è già... avete fumato, i massimi del 2007 siamo sui massimi assoluti, quindi segnali grafici, altro segnale grafico molto forte, S&P 500 ha già risolto la crisi del dot com, la crisi subprime, e siamo su massimi assoluti che vengono aggiornati praticamente in maniera quotidiana. Nasdaq 100, stesso discorso, quindi trend fortissimi, vedete questo bellissimo canale rialzista che continua a essere seguito senza nessun problema dalla borsa americana, dal Nasdaq 100 tecnologici. Taiwan, anche questo, si è passato anni di sofferenza, rotti i massimi del 2008, quindi anche qua siamo su territori inesplorati che possono preludere a crescita che boh, non si sa bene dove possono andare. Andiamo, Vietnam. Una borsa un po' più in sofferenza, però anche qua un segnale di inversione potentissimo perché rotta questa trend in ribassista, è effettuato un primo pullback e rotti questi massimi. Qua adesso si va a puntare verso i 150-200 punti, dopodiché si può ritornare ai massimi del 2007. Quindi vediamo come anche delle borse più in crisi stanno uscendo dal pantano. Bovespa uguale, sembrava non dovesse la recessione, il Brasile è stato in una recessione pesantissima, ha rotto i massimi assoluti, vedete, di molto di recente e siamo anche qua in territori massimi inesplorati. Noi siamo un po' più faticosamente, perché è proprio epicentro della crisi del debito, stiamo faticosamente risalendo la china, ma anche i dati italiani sono molto buoni, molto positivi, quindi il superamento di questo livello di FTSE MIB, che sono i 24.000 punti, preluderebbe un ritorno verso i massimi del 2007 e poi del 2000. Quindi il contesto tecnico mondiale com'è ampiamente positivo, anch'esso, oltre ai dati macro, con segnali di spinta molto forti. Ultimo dato, abbiamo ricordato le tre componenti, dati macro, dati di mercato, analisi tecnica, dati di mercato, il VIX si trova su dei minimi, l'ho scritto qua, quarantennali. Qua si vede una storia semplicemente di 25 anni, ma in realtà sono molto, molto di più. Quindi volatilità molto bassa,
qual è la conclusione? Contesto macro positivo, contesto tecnico positivo, volatilità bassissima che indica mercato rialzista, inflazione in lenta ripresa, quindi contesto positivo. Io direi che questo contesto non solo è positivo, ma è idilliacamente positivo, che è una cosa ancora diversa, è da tempo che non si vede in un contesto del genere. Rischi? Beh, certo, rischi ce ne sono sempre. Qua c'è questo simpatico signore che si diverte a sparare missili nucleari. Per il momento non li ho ancora sparati e speriamo che non lo faccia. Comunque, un po' in giro per il mondo, se dovesse farlo, ovviamente lo scenario cambierebbe in maniera radicale. Per il momento le sue intemperanze hanno semplicemente portato a temporanei, molto brevi, incrementi di volatilità per nulla preoccupanti. Altri rischi sono, per esempio, la struttura europea ancora incompleta, tensioni geopolitiche, quindi Kim Jong-un e la Corea del Nord, e le politiche USA e Cina che vanno monitorate da vicino. Però, ripeto, nonostante i rischi ci siano, ci sono sempre sui mercati finanziari, il contesto generale è un contesto fortemente positivo al momento. Io non l'ho scritto fortemente positivo, però ripeto, da quando lavoro io, che ci sono stati tanti alti bassi, vedere un insieme così elevato di rotture tecniche, di massimi assoluti su tanti indici e di dati macro così positivi, a me non era mai capitato. Quindi, se io devo dire qualcosa, so che può sembrare eccessivo, però e ripeto, poi la situazione va sempre monitorata di giorno in giorno. Però è un contesto che sotto non tutti i punti di vista, perché rimangono dei problemi aperti, per carità, ma sotto alcuni punti di vista, anche molto importanti, sta fornendo segnali di forza che sono davvero eclatanti. Direi che la presentazione è finita. Io chiedo scusa se ho dovuto correre un po', però purtroppo le slide da vedere erano tante e quindi non mi sono potuto dilungare più di tanto No, Gianluigi, però dacci un'indicazione di quelli che sono secondo voi i mercati più interessanti in questo momento. Cioè, possiamo riuscire a dare ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori un'immagine, cioè in questo clima estremamente positivo che hai dipinto, no? Che è comune un po' a tutti i mercati. Volendo ipotizzare una logica di diversificazione sui mercati azionari, che criterio adotteresti? Il più ce n'è meglio è, come per la Nutella, oppure centreresti l'attenzione su alcuni mercati in modo particolare? Vuoi così, ecco, esprimere quelle che sono le vostre opinioni sui singoli mercati, insomma, ecco. Sì, beh, allora, Interessanti, ecco. certo, in questo momento la domanda è molto pertinente anche perché, insomma, in termini di asset allocation poi si devono effettuare delle scelte. Diciamo che tra i mercati da favorire sicuramente ci sono in questo momento i mercati europei, perché stanno tirando molto e hanno delle valutazioni, come dicevo prima, che a livello di multipli sono assolutamente basse, direi anche per molti versi. Ci sono molti titoli che sono molto promettenti, che possono dare delle grandi soddisfazioni. Quindi direi mercati europei e l'Italia in primis, che ha una forza relativa molto elevata anche rispetto ai mercati, ad altri mercati europei. Poi il mercato USA, perché in un'asset allocation non può mancare, ma il mercato americano, e anche i mercati emergenti, perché i mercati emergenti hanno delle valutazioni che sono abbordabili, ancora positive, cioè ancora basse, e stanno fornendo di gran carriera tutti quanti un insieme di indicazioni tecniche che sono, come abbiamo visto prima, molto forti. Ripeto, poi bisogna fare un'analisi di mercato per mercato, si può citare la Cina, si può citare per esempio l'Indonesia, si può citare il Vietnam, che in questo momento è molto promettente, si possono citare dei settori, per esempio. Analizzavamo l'altro giorno con Roberto l'indice Wilderhill, che è un indice delle energie alternative, che dopo anni di patimento sta fornendo dei segnali estremamente positivi. La sensazione è che ci siano tutta una serie di settori che hanno patito per tanto tempo e che adesso stiano diventando trainanti per l'economia mondiale. Non so se Roberto vuole aggiungere qualcosa. Ma abbiamo parlato fino adesso molto a livello
geografico, no? Allora, mi permetterei di suggerire un tassello da aggiungere a questo discorso. Ci sono gli strumenti degli ECR che permettono di prendere posizioni su nicchie che possono essere molto interessanti. Vi faccio un esempio pratico. Pochi giorni fa c'è stato un articolo sul Sole 24 Ore dove venivano intervistati i produttori di pallet in Italia. Bene, questi signori dicevano: stiamo rifiutando le richieste di fornitura. Che cosa vuol dire? Che i pallet si fanno con il legno e tutti gli imballaggi si fanno con il legno. Allora ci sono degli ETF, ma anche degli strumenti di gestione attiva, che possono, per diversificare un pochino, permettere di prendere delle posizioni su veicoli o su aree di investimento molto di nicchia, con dei presupposti ragionevoli. Quindi chiaramente sono veicoli di trend, non vanno tenuti sempre per sempre. Però in questo momento, nelle condizioni in cui diceva Gianluigi, possono essere interessanti. Un altro mondo che è poco seguito, o relativamente poco seguito, è tutto quello del trattamento dell'acqua. Eppure lì ci sono spazi di business che sono incredibili. Sono tra l'altro mercati su cui sarebbe magari un pochino più difficile prendere posizioni con dei singoli titoli, o comunque un pochino più delicato, con degli ECR si può fare ragionevolmente e quindi diversificare non soltanto per aree geografiche ma anche per nicchie di investimento. Quindi i modi di supportare questa fase o di seguirla al meglio credo che possono essere sia non soltanto sui singoli titoli ma anche con altri strumenti di investimento magari un pochino più articolati, diciamo. Ok, molto chiaro, molto chiaro. E risponde anche ad alcune domande che sono arrivate nel frattempo che riguardavano proprio ma operativamente che cosa consigliate. E quindi hai indicato con molta esattezza alcuni strumenti. Bene. Ma c'è anche una... scusa se mi permetto di dire una cosa. Anche perché questo rientra di nuovo nel discorso della consulenza finanziaria indipendente. Noi veniamo solamente accusati di essere quelli che sono solo capaci di usare ETF. Questa è una falsità e una stupidaggine tecnica. In questo momento stiamo anche muovendoci verso strumenti a gestione attiva, ma viva Dio che siano efficienti, dove il cliente paga ma ha un ritorno. Allora, visto che la situazione sui mercati obbligazionari di cui noi abbiamo parlato potrebbe magari non brevissimo, con un orizzonte brevissimo, ma potrebbe diventare un pochino più delicata, perché prima o poi le banche centrali qualcosa dovranno fare, certo. Avere gli strumenti di gestione attiva efficienti, comprati oggi però, non dopo, comprati oggi con delle strategie efficienti, possono dare un buon contributo. Quindi attenzione in questo momento, mi permetterei di dire, visto l'argomento, molta, molta, molta attenzione agli strumenti passivi, quindi agli ETF, soprattutto sulla parte obbligazionaria. Il rovescio della medaglia di questa affermazione è attenzione a quello che tentano di vendervi, perché ci sono moltissimi strumenti finanziari gestiti da gestione che dovrebbe essere attiva, che tutto sono meno che sono attivi, cioè copiano un benchmark e fanno pagare delle commissioni 4 volte più care di un ETF. Quindi il concetto è che lo strumento attivo potrebbe essere interessante, attenzione a ciò che si compra. E ti riferisci in modo particolare dei fondi che quindi sono molto, che finiscono con l'essere molto più cari degli ETF? Oppure a quali assolutamente. Ma il concetto è quello che io ho detto prima, non importa in assoluto quanto costa, l'importante è che quello che mi costa mi dia un risultato coerente. Certo. Allora, certo. Ci sono pochi strumenti obbligazionari, soprattutto a gestione attiva, ma che sono molto efficaci. Ci sono altri mercati dove è praticamente impossibile che una gestione attiva faccia meglio di un ETF, e sono i mercati più efficienti. Se io devo andare sullo Standard & Poor's 500, se devo trovare
un fondo gestione attiva che faccia costantemente meglio di un ETF è difficile, ma semplicemente perché è un mercato talmente efficiente che è difficile esprimere alfa lì sopra. Certamente. Guadagnare sull'S&P 500 attraverso un fondo è sicuramente molto difficile, sicuramente molto complesso. Senti, Roberto o Gianluigi, non so chi dei due se la sente di fare un commento sulla gran corsa dell'euro-dollaro, perché ci chiedono qualche commento sul cambio. Che cosa pensate dell'euro-dollaro? Se non vi metto in crisi, perché voi siete analisti di... Rileggevo qualche giorno fa un bell'articolo su Sole 24 Ore che rianalizzava quello che erano le previsioni di inizio anno, no? Dove molti, e aggiungo, qualificati analisti non prevedevano un'oscillazione di questo tipo, soprattutto di questa direzione, anzi c'era chi magari con un po' di coraggio e di un po' di allegria parlava addirittura di una riduzione della direzione del cambio. Quello che è avvenuto, ci sono in questo momento due grossissimi driver per il rapporto che si sta manifestando. Io credo innanzitutto la grandissima delusione a 360 gradi che è generata dall'attività del presidente degli Stati Uniti attuale, e quindi questo crea evidentemente debolezza, perché sembra che non ne azzecchi una, o perlomeno non mantenga una delle cose che dice con i suoi tweet. E l'altra, per contro, una crescita che a inizio anno era totalmente inaspettata nella forza dell'Europa, ed è quello che ha fatto vedere Gianluigi prima. Quindi questi sono due momenti che nel breve hanno avuto due azioni assolutamente antitetiche. Quanto questo si possa mantenere, bisognerà vedere un pochino più avanti. Anche perché adesso l'Europa è cresciuta tanto, e quindi a livello di esportazioni, quindi anche ovviamente il cambio ha patito questo effetto, mancano due grandi attori che in questo momento stanno ben attenti a cosa dicono, a cosa fanno, sono le due più grosse banche centrali, quindi Federal Reserve e BCE. Sì, certo. Io sicuramente a Francoforte non stanno dormendo, il problema l'hanno considerato, perché oggettivamente crea dei problemi sia all'economia reale ma anche a loro per le loro manovre, perché allontana, se dovesse continuare questa situazione, allontanerebbe tutta la fase di prechiusura di questa grande erogazione di liquidità. Quindi bisogna vedere a loro che cosa faranno, perché in questo momento si è creata questa situazione che potrebbe essere relativamente equilibrata, con due grosse virgolette davanti a questo aggettivo, però senza le loro decisioni è veramente fantascientifico fare delle previsioni, almeno secondo noi. Ok, parliamo di un argomento grosso. Vi chiedono, il pubblico sta chiedendo un parere. C'è un rischio di default tecnico del nostro paese? Questa è una domanda da grande paura che ogni tanto emerge quando si vanno a fare le analisi di mercato. Sì, beh, allora, tutto dipende da... Teniamo conto che innanzitutto addirittura la Grecia, che è la Grecia che insomma con l'euro comunque è sempre un paese che è centrato davvero poco, nel senso che se si prende l'economia della Grecia, se si pensa all'economia della Germania, queste due nazioni hanno la stessa moneta, ovvio che se non hanno fatto fallire la Grecia c'è una ragionevole certezza che nemmeno l'Italia fallirà. Il punto poi è che anche finché c'è una crescita economica, adesso l'Italia dovrebbe crescere nel 2017 dell'1,5% circa, tra l'1,3 e l'1,5. Finché c'è una crescita economica che supporta il debito pubblico, difficilmente si può parlare di default. Si può parlare di default quando ci sono delle condizioni di tensione finanziaria critiche. E quando ci sono, si poteva parlare nel 2011. Io sinceramente nel 2011, se l'Italia avesse fatto default, non mi sarei stupito più di tanto, perché la situazione lì era veramente delicata.
Poi ovviamente non hanno permesso che questo accadesse, sono intervenute delle forze, però sono dovute intervenire delle forze, diciamo, sovrannaturali, come le banche centrali, la BCE, e quindi di fatto poi alla fine questo non è successo. Quindi allo stato attuale no, assolutamente no, questo rischio non c'è. Poi ci sono, in un contesto che rimane di crescita prospetticamente positivo per l'economia mondiale, bisognerà seguire poi magari un po' di nervosismo che potrà derivare dalle elezioni politiche in Italia nella prossima primavera. Però al momento, cioè, se l'economia mondiale si rafforzerà ulteriormente, continuerà a crescere in maniera sostanziosa, sostanziale, questi saranno un po' come dei sassolini nelle scarpe che possono dar fastidio, che però non vanno ad inficiare più di tanto quello che sono le prospettive dei mercati finanziari. Teniamo conto che le borse salgono quando c'è crescita. Ripeto, questo è l'unico assioma che è valido sempre e comunque. Quindi se le economie mondiali continueranno a crescere e a rafforzarsi anche in un prossimo futuro, allora ovviamente il problema di default non si pone. Si tenga conto anche di cosa è successo ai rendimenti del decennale greco, che dal non mi ricordo nemmeno più il 17%, e siamo tornati sotto il 5%, quindi diciamo siamo su dei livelli che sono comunque, cioè se non fallisce la Grecia non fallisce nessun altro, tanto per dirla in soldoni. Ma poi se posso dire ancora una cosa su questo tema, io pensavo a quello che è accaduto nel 2011. Allora, l'Italia è un paese che per tutta una serie di motivi è troppo importante per cui possa fallire, perché tra l'altro un conto è il fallimento della Grecia e un conto sarebbe il fallimento dell'Italia. Se pensate, nel 2011 l'Italia, come giustamente diceva Gianluigi, è stata veramente a un briciolo dal default. Ma evidentemente ci sono state delle spinte talmente gigantesche, sono partite probabilmente lo dico scherzando, delle telefonate abbastanza arrabbiate, perché in un attimo è saltato un governo, è intervenuto il Presidente della Repubblica, ha nominato una persona che non era un parlamentare e l'ha messo in condizione di diventare capo del governo. Allora, non faccio un discorso né politico, mi raccomando, né di perequazione. Ma la gravità ed eccezionalità di questi avvenimenti sta, secondo me, a dimostrare che non ci permetterebbero mai di fallire, né con le, tra virgolette, buone, ma neanche, sicuramente non starebbero a dormire, perché quello che è accaduto è incredibile. Non era mai accaduto, credo, nella storia della Repubblica Italiana una cosa del genere. Quindi vuol dire che qualcuno ha fatto una pressione talmente forte da far saltare tutti i meccanismi di autoprotezione della politica nazionale, che tutti e me conosciamo, per arrivare a trovare una soluzione perché l'Italia non fallisse. Certo. Quindi credo che sia ragionevole confidare con una misura di buon senso, mai con la certezza, ma col fatto che ci prenderebbero, diciamo, per l'orecchio e ci condurrebbero in qualche modo sulla strada per non farci fallire, perché non per amore verso magari l'Italia, ma perché creeremo un danno a livello non solo europeo, ma mondiale immenso. Sì, è un ragionamento che mi sento di condividere. Alcuni dicono, alla fine potremmo avere la troica in casa fra le tante soluzioni estreme che potrebbero essere trovate per non farci fallire, insomma. Sì, potrebbe succedere. Ma non falliremo. Però non falliremo, esatto. Sarebbe comunque una conferma che non falliremo, ecco. Bene. Auguro che non succeda, perché sarebbe di nuovo stress, crisi finanziaria, quindi insomma sarebbe duro da gestire. No? Sarebbe un altro bagno di sangue, sinceramente. Io spero sinceramente di farlo. Basta. Ecco, una domanda sugli strumenti. Un ETF high yield short term subisce poco nella vostra opinione il rialzo dei tassi? Ovvero è uno strumento che in qualche modo è maggiormente sterilizzato rispetto al rialzo dei tassi oppure no?
Allora, bisogna fare un distinguo su due fronti per rispondere a questa domanda. Prima di tutto, un ETF short bisogna specificare che ha delle strategie un po' particolari sotto, e quindi non è la strategia sempre per ogni tempo, e soprattutto non è sempre detto che poi possa riflettere nei risultati quelle che sono le aspettative. Ok? È un po' come quelli che comprano gli ETF short sul FTSE MIB e poi li tengono per 15 giorni. Magari bastasse fare quello, non è così che funziona l'ETF short. Certo. Detto questo, la politica short sui titoli obbligazionari di qualunque tipo in questo momento è gestita con attenzione e per un orizzonte breve, può essere una strategia che può aiutare non a guadagnare, ma sicuramente a ridurre quelle che potrebbero essere, e anzi mi permetto di dire, potranno essere le oscillazioni sull'obbligazionario quando le banche cominceranno, le banche centrali, ovviamente soprattutto Federal Reserve e soprattutto BCE, cominceranno a ridurre un pochino i cordoni della borsa. Noi stiamo usando, non c'è mistero dirlo, un ETF short sui governativi europei. Fino Ok. adesso non ci ha dato grande premio, ma se qualcuno va a prendersi invece un ETF long classico con durate magari non brevissime e va a vedersi la storia di quest'anno, vede che qualche bel movimento c'è già stato. Allora, se si affianca, non si sostituisce, ma magari si affianca su una parte di portafoglio l'utilizzo di un ETF short sull'obbligazionario, che poi siano governativi europei o high yield, il concetto non cambia, può dare un po' di protezione, senza aspettarsi miracoli però, eh. Abbiamo suscitato un vespaio però con gli ETF short. Certo, ma L'ETF short su BTP che andasse a puntare sul rialzo dei tassi, come lo vedete? il concetto non cambia, eh. E non cambia, Allora, infatti. il concetto non cambia. Allora, il problema qual è? Vediamolo, io mi permetto di intervenire io, scusami, Gianluigi, perché tanto si parla Prego, prego. degli strumenti che conosco. Allora, il concetto qual è? Il concetto è che oggi ci stiamo trovando soprattutto sui governativi in un mercato sostanzialmente drogato dagli interventi della BCE. Okay? Lo vediamo dei rendimenti, questo è banale. Se si guarda qual è la curva di rendimenti, non è che sia ottimale. Quindi c'è un serio rischio che ci possano essere delle correzioni sui prezzi. Allora, è abbastanza ragionevole che questo possa accadere. Come ripeto, è già stato anticipato, seppur con movimenti brevi, durante quest'anno. Allora, se io penso come risparmiatore che questo possa accadere, posso prendere una posizione di parziale difesa con degli strumenti che vanno corti, quindi se il mercato perde guadagno, vive Dio. Ma lo ripeto, come detto prima, gli ETF short sono strumenti un po' particolari, quindi bisognerebbe capire come funziona la struttura di un ETF short, qualunque esso sia, per capire che va maneggiata con un po' di attenzione. Non è la panacea di tutti i mali. Quindi invito a chi ha interesse verso questa cosa, che non è sbagliata in questo momento utilizzare, secondo me, secondo noi, anzi, degli ETF short sui governativi, andatevi a leggere bene prima come funziona un ETF short, di qualunque tipo esso si tratti. D'accordo. Le prospettive di rialzo stabile dei mercati azionari che avete illustrato, insieme con una prospettiva di cessazione di acquisti di bond da parte delle banche centrali. E che prospettive disegnano secondo voi per i mercati obbligazionari? Mi sembra una domanda complessa e interessante insieme. No? Perché dipinge un possibile scenario futuro, no? Prospettiva di rialzo dei mercati azionari e però inversione di tendenza negli acquisti di bond. Che succede ai mercati obbligazionari? Allora,
bisogna tenere conto di questo, che i mercati obbligazionari arrivano da ribassi di rendimenti che durano da 30 anni. Il massimo di rendimenti sui titoli di Stato italiani sono stati toccati nel 1982. Vuol dire che noi siamo reduci da 35 anni, 82, 92, 2002, 2012, da 35 anni di ribasso dei tassi di interesse. Cosa succede dopo 35 anni di ribasso dei tassi di interesse quando vengono toccati dei minimi negativi? Oltre questo non si può andare, i tassi cominciano a risalire. Ma questo è inevitabile, cioè è una legge fisiologica della natura. Quando un oggetto viene lanciato dal quinto piano e tocca il pavimento, non può sfondare il pavimento, o perlomeno se parlo di una cassaforte e la lancio sull'asfalto dal quinto piano, ovvio che magari si conficca anche leggermente nel pavimento, che vuol dire tassi negativi, ma è impossibile che da lì si muova, che vada al centro della Terra. Queste sono cose fisiche, cioè la fisica non sbaglia queste cose qua. Quindi è inevitabile che i tassi vadano a risalire. Il problema non è cosa succederà ai tassi in futuro, che andranno a risalire sicuramente. Il problema è capire con che velocità questo accadrà. Mediamente, quando ci sono questi movimenti sui tassi di interesse, che durano così a lungo, quindi si parla di 35 anni e quant'altro, cioè, l'alternativa è che rimangano bassi così per tanto tempo, quindi che non si muovano, ma che scendano è impossibile ormai. Cioè, non è, questo è diciamo, è abbastanza, è fuori discussione, perché c'è una legge fisica che non si può andare contro la fisica. Quello che può succedere, però, in un contesto nel quale dovesse esserci una ripresa che si autosostiene, e quindi nuove tecnologie, auto elettrica, energie rinnovabili, che vanno un po' a trasformare quello che è economia mondiale da qua ai prossimi anni, ma questi sono ragionamenti che possono aver senso in un arco di decenni. Qualora questo dovesse succedere, allora è inevitabile che l'economia mondiale diventerà più solida, si potrebbe attraversare un periodo di crescita più solido, più sostanziale, e allora i tassi cresceranno in maniera molto molto graduale, ma inevitabilmente andranno a crescere. Teniamo conto che se uno vuole vedere storicamente cosa succede, i tassi hanno dei periodi sottostanno dei periodi di crescita che sono veramente trentennali, trentacinquennali. Quindi, quando i tassi si trovano nel 1982 al 16%, 18% in Italia, arrivano nel 2007 almeno qualcosa, è inevitabile che di qui in poi si vada a risalire. Non può succedere altro. Cioè, quello che può succedere al limite è che se ci saranno dei sussulti, la crisi riprenderà e continuerà. Kim Jong-un si mette a sparare un missile sul Giappone, allora un nucleare sul Giappone, allora siamo d'accordo. Ovvio che non saliranno in quel contesto lì. Chissà cosa succede, mi auguro di non vederlo mai in un contesto del genere, perché sarebbe leggermente preoccupante. Però è impossibile che i tassi di qua vadano a scendere, perché ormai quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Al limite si torna verso i minimi che ci sono già stati toccati, o poco, però. Nell'ipotesi più assurda proprio che esiste, ma di qua in poi la tendenza è la risalita dei tassi. E per quello che dicevamo prima, lasciamo perdere gli strumenti obbligazionari e piuttosto compriamo degli short, perché questo è quello che ci attende in Poi sostanza. c'è un'altra considerazione sempre da fare su questo discorso. Allora, noi sappiamo che la BCE oggi sta comprando dei titoli, diciamo per semplificare molto, prevalentemente governativi, ma all'interno di 100 di possibilità di acquisto deve bilanciare gli acquisti, suddividere gli acquisti a seconda di quella che è la capacità contributiva dei singoli paesi. Okay? Quindi comprerà più titoli tedeschi che non greci, questo anche per un discorso politico. Il problema qual è? Che oggi la BCE, dandomi, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, ma mi pare che il limite per i titoli di Stato tedeschi sia intorno al 30%, oggi la BCE si sta avvicinando pericolosamente a questo limite. Quindi o smette di comprare titoli tedeschi, o peggio ancora, si dovrebbe trovare nella condizione di comprare non più titoli tedeschi, perché non ce ne sono più così tanti in circolazione. E quindi che cosa fa? Compra titoli italiani, compra titoli greci, dove non ha ancora raggiunto la capienza, ma se questo accadesse,
Immaginate quelle potrebbero essere le reazioni dell'opinione pubblica tedesca e quindi di nuovo le conseguenze sui prezzi di questi titoli. Quindi la situazione di nuovo sul mercato obbligazionari per noi è non tragica, ma sicuramente molto delicata. Noi abbiamo, anche questo non c'è problema a dirlo, abbiamo ridotto pesantissimamente i governativi e gli aggregati, soprattutto a euro, perché poi sarà lì che si va a vendere, eh? Perché se il 30% l'hanno raggiunto i governativi tedeschi, quando dovessero i mercati dovessero decidere che vogliono vendere, cosa vendono? Mica tanto quelli greci. Certo. C'è una serie di ulteriori domande, ma cerco di condensarle e sintetizzarle, e anche perché abbiamo ormai pochi minuti ancora a disposizione della piattaforma, quindi dobbiamo farcela in circa 4 minuti. Il rialzo dei tassi generalizzato destinato ad avvenire, come impatta, secondo voi, la crescita economica, ovvero il rialzo dei tassi può effettivamente raffreddare l'efficacia della crescita economica, tenuto conto che in un periodo di tassi a zero la liquidità alla fine si è riversata nelle equities, favorendo i rialzi recenti. Ma in un rialzo dei tassi quanto impatta la crescita economica? Ma allora, questo è un altro discorso che è complesso da affrontare, ma in sostanza la crescita economica è, siamo spesso abituati a pensare alla crescita economica come un qualcosa che è strettamente correlato alle variabili finanziarie. In realtà questo è vero in parte, cioè le variabili finanziarie possono influire sulla crescita economica parzialmente, ma non in maniera totale. Cioè, possono fornire degli aggiustamenti, ma l'economia mondiale cresce se ci sono dei motori di crescita. Questa è una cosa che, la cosa fondamentale che bisogna comprendere è questa. L'economia non cresce se i tassi sono 0,5% più alti, 0,5% più bassi. La crescita mondiale c'è quando ci sono degli interi settori che si sviluppano. Nel dopoguerra l'economia è cresciuta non perché c'erano i tassi all'1,5, al 3, al 5 o all'8, è cresciuta perché non esisteva più niente, si doveva ricostruire tutto, si doveva ricostruire il settore immobiliare, si dovevano rimettere su delle industrie e abbiamo assistito al boom economico degli anni 60 perché c'erano dei presupposti di crescita dell'economia, non delle variabili finanziarie. Le variabili finanziarie sono una conseguenza della crescita economica, è esattamente l'opposto. Se in questo momento noi ci dovessimo trovare in una situazione nella quale si reinstaura un circolo virtuoso, quindi nel quale l'economia riprende a ricrescere, ma per variabili endogene, cioè perché sparo, ci fanno sostituire le macchine, nessuno viaggia più sull'auto normale, sull'auto a benzina, tutti sull'auto elettrica, tutti sull'auto guida autonoma, tutti sulle energie pulite e rinnovabili, tutti su chissà quale altro diavolerie, sulla rete e sul mondo sempre più connesso. Ma questi sono motori di crescita che sono spaventosamente potenti. Cioè, e di fatto è come se tutte queste cose dovessero succedere, e ripeto, io dovessero succedere, perché non è detto che questo accada, però se uno pensa quanto la crescita è rimasta problematica per decenni ormai, che si parla come fare ad arrivare alla crescita, è dagli anni 90, dagli anni 80, 90, che prima la crisi del dot com, poi la crisi finanziaria, poi la crisi immobiliare, poi la crisi del debito. Insomma, noi viviamo in una situazione di crisi da più o meno 30 anni, perché questa è la realtà dei fatti, in una maniera o nell'altra. Certo. Non bisogna confondere la crisi con la finanza. La finanza è una variabile secondaria. La borsa, l'economia cresce in maniera sana quando ci sono dei motori di crescita, quando ci sono degli interi settori che si sviluppano. Ripeto, come dopo gli anni 60 il settore immobiliare. La finanza non si può inventare niente, la finanza ha potere pari a zero. Cioè la finanza è un qualcosa che può al limite seguire quello che è lo sviluppo dell'economia, può intervenire Draghi, può intervenire la Fed.
per dare degli aggiustamenti al carburo, dei colpi di freno, colpi di acceleratore, ma non possono intervenire a cambiare quelli che sono i megacicli dell'economia, interi settori che si sviluppano. Anche quelli sono cose che sono trend che sono pluriennali, che durano 30, 40 anni, quindi non, noi non possiamo andare a influire su quello. Quindi il discorso è: l'economia ha le basi, ha delle basi per tornare a crescere grazie ai settori nuovi che si sviluppano, innovazione, tecnologia, il tutto digitale, la connessione, l'automobile autonoma, le energie rinnovabili, i progressi della tecnologia, può questo, tutto questo, la robotica, può tutto questo portare ad arrivare a portare a un nuovo progresso e a una nuova crescita? La finanza non può fare nulla, la finanza è impotente, non è che spostando i soldi con un pulsante da Tokyo agli Stati Uniti per creare crescita. La crescita si crea con l'industria, con la crescita sana del contesto economico, con l'allargare la ricchezza a gente che prima la ricchezza non ce l'aveva. Quindi i motori, cioè la grossa confusione che si fa è su questi punti, che se loro sono punti fondamentali. Nel corso degli anni si è arrivati a pensare alla finanza come a un fattore. La finanza è totalmente impotente rispetto a tutto, perché mediamente abbiamo visto che quando la finanza ha cercato di risolvere i problemi non c'è mai riuscita. Zero. Siamo arrivati ad un punto nel quale i tassi sono iperbassi, quindi c'è un insieme di. E quindi questo ovviamente invoglia l'investimento, ma l'investimento lo può invogliare se ci sono delle cose su cui investire. Non so se mi spiego. Cioè, i tassi a zero fanno invogliare, sì, investire, ok, ma ci devono essere i nuovi settori che nascono, perché se no su cosa investo? Sulle patate, sui cavolfiori, su piantare i mais? No, ce n'è già più che sufficienza. Quindi. Qual è il discorso? Che devono esserci dei settori, e al momento se ne riescono a individuare, perché ce ne sono tanti che si sono sviluppati o che stanno fornendo segnali di poter subentrare nel corso degli ultimi decenni. Se questo riesce a diventare qualcosa di sincrono e a spingere diciamo, la crescita economica, allora i tassi passano in secondo piano, la finanza passa in secondo piano e tutto il resto passa in secondo piano. Ripeto, la finanza ha un potere pari a zero. La finanza, anzi, spesso è intervenuta a rovinare le situazioni, non a sanarle, perché è così. Certo. Quello che dobbiamo fare noi è seguire i nuovi settori, nuove aziende, un'economia sana, non può prescindere da quello. Certo, certamente. C'è una domanda che prima era arrivata sugli strumenti, ma l'ho ingiustamente saltata perché abbiamo parlato poi di macroeconomia. E abbiamo proprio un minuto per rispondere. E alcuni ascoltatori ci chiedono la vostra opinione sulle criptovalute e se ritenete che siano strumenti su cui operare direttamente o tramite derivati, CFD, ETF o altro. Non so se Roberto vuole rispondere, io mi astengo da rispondere a questa domanda, perché io è una cosa che non conosco, non ho mai letto, non mi interessa leggere molto, molto sinceramente, perché ritengo che sia qualcosa di molto estremamente fumoso, molto potenzialmente pericoloso, visto che stanno intervenendo degli stati a bloccare gli scambi, tipo la Cina. Quindi il mio consiglio è occhio, occhio, occhio e poi ancora occhio. Altro non mi sento dire perché. Non sono un settore che non conosco, ma non lo conosco perché non, sotto molti punti di vista non mi interessa nemmeno approfondire. Eh sì, ma devi comprendere, Gianluigi, devi comprendere che in questo periodo, qualsiasi evento tu fai, c'è una parte di pubblico che è interessata a questo argomento. Poi Sì, assolutamente questo giusto. è tipico forse di altri, come dire, di ricordi di altre situazioni, no? Che si sono verificate in passato. Però così è, insomma, ecco, quindi in questo senso la domanda verteva su questo. Però c'era Ma Roberto che voleva intervenire, prego. diciamo una cosa rapidissima su questi temi. Non mi ricordo la frase esatta, ma qualcuno disse che investire significa
far crescere un patrimonio, ma soprattutto stare più lontano possibile dalla distruzione del patrimonio. Certo. Noi abbiamo un'attenzione costante, ossessiva forse un termine esagerato, ma diciamo abbiamo sempre la massima attenzione al contenimento dei rischi. E nei rischi ci sono due punti che sono per noi vangelo. Stare attenti alle offerte di truffatori, perché lo schema Ponzi continua a realizzarsi, primo. Secondo, stare lontani da tutto ciò che non ha una veste di normativa, ok? Perché ciò che è normato semplicemente dà al risparmiatore o investitore, come vogliamo chiamarlo, un minimo di garanzia, ok? Certo. Le criptovalute sono esclusivamente, con molta umiltà, uno strumento speculativo, non sono un investimento, sono uno strumento di speculazione. In più, sono uno strumento di speculazione che non ha normativa. Quindi, ho il rischio dell'elemento speculativo e ho il duplice rischio, che è ancora più grave, di non avere un legislatore che in qualche modo mi ha tutelato come risparmiatore. È chiaro che se io vado a leggere ovunque il Bitcoin è più 300, più 500, ma signori, tutto questo ha un prezzo. Tutto questo ha un prezzo che magari non si è ancora visto, ma ha un prezzo. Esiste un concetto che si chiama premio al rischio, dove per ogni punto di rischio in più io devo avere un premio coerente o viceversa. In questo caso io ho forse qualche, anche importante, premio in più di guadagno, ma il premio in termini di rischio che affronto è, secondo me, immenso. Certo, certo. Statene lontani, perché poi ricordatevi cosa è successo nel 2000 con le dot-com, quando c'era gente che si è venduta la casa per comprare aziende dot-com, e poi, poi non avevi avuto né l'investimento e neanche la casa. C'è il serissimo rischio di rimanere con il cerino. Esatto. Cioè attenzione. Il punto è, adesso no, in un futuro, se poi verranno normate, magari sì, perché no? Però ci deve essere qualche certezza. Certo. Adesso no, perché veramente, come... Io dico sempre questo, piuttosto di fare una cosa del genere, io dico prendete i soldi, date il casino, puntare sul rosso e sul nero, perché le probabilità di vincere sono molto più elevate. Uno va, punta rosso, punta nero, e c'è 50-50, e boh, se proprio vuole fare una speculazione, una puntata. Però giocare su uno strumento che ha, basta che parli, capo di stato cinese, che intervenga, cioè che perde il 50-60%, no, cioè, non ha proprio un senso logico. Poi per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, però anche non perché mi sento di consigliarlo nella maniera più assoluta. C'è un'altra considerazione che mi sento di fare, ed è questa. Allora, investo sul Bitcoin, il più noto, ho il presupposto di fare il 50%. Quanto ci ho messo del 100% nel mio portafoglio lì sopra? Cioè, se sono uno normale, con tutto rispetto all'idea di tutti, ci avrò messo il 5%. Quindi guadagno il 50% del 5% di portafoglio con un rischio enorme, quindi guadagno poco alla fine. Allora, se voglio speculare, avere un grosso risultato, siccome dovrei investire di più, ma il rischio diventa esponenziale e soprattutto è un rischio incontrollabile. Che se ne dica. Quindi è due volte duplice. Poi, se voglio divertirmi, voglio fare l'esperienza, come giustamente diceva Gianluigi, posso andare a Saint-Vincent o posso dire va bene, metto il 2% del mio portafoglio in Bitcoin e ci provo. Ma devo avere la coscienza che è speculazione allo stato puro su uno strumento che non ha normativa al mondo. Infatti, non a caso, è lo strumento principe per comprare e vendere armi, droga e queste cose. Non sarà mica casuale.
è troppo fumoso, ci dispiace magari di dividere qualcuno. No, abbiamo capito la vostra opinione, che è molto trasciante sulle criptovalute. E meglio non Perché farsi male. sì, no, il mio è una battuta, no? Perché è giusto che, ecco, Traders Magazine come Investors conta su una cosa, sul libero pensiero degli autori. Il libero Certo. pensiero degli autori significa che viene espresso con assoluta libertà quello che i nostri autori pensano, perché il nostro pubblico vuole esattamente questo. Vuole Certo. la trasparenza che il nostro autore sta esprimendo esattamente quello che pensa ed è credo la dote migliore che abbiamo e di cui quindi ringraziamo anche voi. Certo. Grazie a voi. Io chiuderei con una frase che sa un po' di amarezza, ma è data dal nostro pubblico. C'è un nostro ascoltatore che dice: sì, avete ragione sulle criptovalute, non ci son dubbi, no, su quello che avete detto. Però anche i bond argentini e la Parmalat erano normati. E c'è un piccolo tono di amarezza No, che. no, ma... Allora, diciamo che si sarebbe dovuto andare a leggere i documenti informativi, teoricamente. Certo, sì, certo, è giusto così. Sulle criptovalute quelli non ci sono. Cioè, il discorso è vero, Qualche cosa che manca in più. se due strumenti normati hanno fatto quella fine, immaginiamoci le criptovalute che fine possono fare. Ok, perfetto. Ragionamento molto semplice. Benissimo, io chiedo scusa ad alcuni ascoltatori perché su alcune domande non siamo entrati in approfondimento, ma siamo arrivati alle 19:36 minuti, abbiamo ampiamente sforato anche il tempo di piattaforma e cortesemente i colleghi che l'hanno già prenotata per l'ora successiva ci hanno consentito di farlo e ringraziamo anche loro per questo. Grazie Il webinar credo che sia stato di grande interesse per il nostro pubblico, l'ho visto dal livello di attenzione che è stato dato appunto al pubblico, all'esposizione e al numero di domande che sono arrivate, che a un certo punto sono esplose, forse anche molto di più di quanto io potessi riuscire a gestire nei tempi stabiliti. Stanno arrivando molti ringraziamenti da parte del pubblico, molti complimenti per il webinar, ve ne leggo alcuni, programma molto interessante, grazie molte, complimenti per il webinar, grazie e buona serata, grazie, cercherò di seguirvi sempre, dice un ascoltatore, e credo che questo sia la più grande soddisfazione per i nostri autori. Grazie e complimenti alla prossima, stanno arrivando ancora. Interessante, un po' tecnico, ma molto interessante. Questo è forse è uno dei più bei commenti che ho mai visto. Bene, io vi ringrazio molto. Grazie a voi di cuore che ci avete Importante, sì, ascoltati esatto. e Abbiamo avuto pazienza. sopportati. E Ok. spero che potesse essere un minimo utile, solo quello, poi Certo. sei interessato. Io ringrazio Gianluigi Cesano e Roberto Dolza dello studio Dolza Cesano di Torino. Ripeto, uno studio che ha espresso su questa piattaforma di Trades Webinar il proprio libero pensiero, la propria opinione. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito. Come al solito, il webinar verrà registrato, la registrazione verrà mandata a tutti gli iscritti e poi verrà pubblicata sul canale YouTube di Traders Magazine Italia. Grazie ancora a tutti quanti, buonasera a tutti, grazie. Grazie a voi, buona Grazie, buona serata. serata.